In questa intervista di Medical Live Magazine parliamo di chirurgia ricostruttiva del polso e lo facciamo in compagnia del dottore Roberto Urso, dirigente medico del reparto di traumatologia e ortopedia dell'ospedale maggiore di Bologna. Quando abbiamo dei traumi ad alta energia, ricordiamo che l'ortopedico cosa fa? Fa una ricostruzione cosiddetta di massima, cioè noi utilizziamo principalmente dei sistemi provvisori o di fissazione esterna per determinare un riallineamento e una parziale ricostruzione di questa frattura. In genere non c'è mai un'unica frattura, c'è sempre un'associazione di danno. Quindi parliamo di pazienti che sostanzialmente, una volta giunti in ospedale, una volta stabilizzati momentaneamente, vanno a finire in rianimazione. Ora, questo cosa comporta? Comporta una lunga degenza e tante volte questi arti rimangono non dimenticati, ma purtroppo non vengono operati, non vengono riaggrediti chirurgicamente per il semplice motivo che non c'è la stabilità da parte del paziente. Ora, parliamo in maniera molto semplicistica, in questo caso di due polsi, sono uno è una persona purtroppo defenestrata e una è un'altra persona che ha avuto un gravissimo incidente stradale e sono persone che sono rimaste in rianimazione per circa quei 40-50 giorni. Cosa si fa dopo 40-50 giorni? Uno dice ci rimetto le mani su questo malato, cosa vado a trovare? In fondo la frattura è guarita. In realtà tutto si può, l'importante è la tecnica e si possono raggiungere chiaramente degli ottimi risultati. Chiaramente una restituzio ad integrum al 100% è difficile averla, perché il danno di solito è enorme e gravissimo, però comunque sia si riesce a raggiungere una situazione che possiamo definire, non dico eccellente, ma di ottimo risultato che permette al paziente di avere poi una vita di relazione normale e riutilizzo dell'arto lesionato quasi come una volta. Voi siete intervenuti nel caso di una revisione, dottore? Si vedrà dalle foto questa, diciamo, questa stabilizzazione temporanea di questo polso di una persona che ha subito un gravissimo trauma, dove è stato messo un sistema di fissazione esterna con una, che è una cosa puramente temporanea, dopodiché a circa 45-50 giorni si è deciso di reintervenire, anche perché nell'ipotesi che una frattura guarisca in quella maniera renderebbe il polso assolutamente inutilizzabile. Quindi si sono seguite le classiche vie di accesso che noi ben conosciamo, si è eseguita un'accurata calloclasia, quindi come dire rompo nuovamente l'osso, allineo la frattura, cioè gli ripristino quello che è il suo asse anatomico. Se ho una perdita di sostanza ossea posso usare o l'osso di banca o un sostituto, le cosiddette paste d'osso, e il tutto viene sintetizzato con delle placche. Si cerca di fare un doppio accesso per poter dare una stabilità assoluta a questo polso, a questa frattura, e possibilmente nel post chirurgico, chiaramente è il chirurgo che lo vede in sala operatoria, quindi se ne rende conto, se la stabilità è ottimale, evitare anche di mettere gessi, tutori o sistemi di mobilizzazione che comunque creerebbero solo ed esclusivamente una ulteriore rigidità, cioè permettere al malato di mobilizzare immediatamente l'arto operato. Considerando il fatto che il malato è stato in terapia intensiva per 40 giorni, con un sistema di mobilizzazione comunque cosiddetto temporaneo che gli ha creato un blocco articolare, noi lo abbiamo liberato, lo abbiamo ricostruito e a questo punto, se la stabilità che gli abbiamo creato è totale, lo lasciamo libero e dal giorno dopo può cominciare la mobilizzazione attiva del polso.